Questo è un passaggio molto importante, la prevenzione primaria che tutte le società scientifiche, le linee guida nazionali e internazionali riconoscono come un punto centrale in una buona sanità, in una buona politica sanitaria, ci consente con questo protocollo di avviare non più delle strategie calate dall'alto, ma attraverso una collaborazione forte, capillare con le associazioni di volontariato. Abbiamo voluto iniziare con la LILT per la storia importante che la Lega Italiana occupa nel panorama regionale e nazionale, e con la LILT avvieremo a breve delle azioni che si muoveranno sia nel campo della prevenzione primaria ma anche e soprattutto in quello della prevenzione secondaria. La LILT è prima linea sempre nella lotta per la prevenzione dei tumori. Oggi firmate questo importante protocollo in Abruzzo con l'azienda sanitaria regionale. Sappiamo che la prevenzione è l'arma vincente contro il cancro. Ora, abbiamo tre tipi di convenzione, primaria, secondaria e terziaria. La primaria dipende da noi, la corretta alimentazione, la lotta al tabagismo, la regolare attività fisica. Però le istituzioni devono accompagnarci in questo percorso sia attraverso dei sistemi educativi nelle scuole, ma anche attraverso soprattutto la diagnosi precoce e quindi la possibilità di aggredire i big killers e di poterli scoprire in fase iniziale. Se io scopro un tumore in fase iniziale, quel tumore ha un grado di aggressività, un indice di malignità molto basso, e il processo di metastatizzazione, cioè che possa diffondersi in altri organi e apparati, è inesistente, per cui sappiamo che il cancro può essere una malattia non soltanto curabile ma del tutto guaribile. La guaribilità oggi si attesta intorno al 62-63%, potremmo arrivare già oggi all'80% se mettessimo in atto tutto ciò che è a nostra disposizione, di qui quindi l'impegno forte nei confronti di una malattia che sta diventando una malattia cronica come il diabete, l'ipertensione e l'artrosi.